Dal profilo tagliente, simile a un ciclopico torrione a guardia del territorio, Monte Scuderi, dall'alto dei suoi 1253 metri, domina lo stretto di Messina e il crinale peloritano, prosecuzione dell'estrema dorsale appenninica. Di grande rilievo dal punto di vista geotettonico nell'ambito di tutto il comprensorio messinese, Monte Scuderi custodisce una storia plurimillenaria che affonda nel mito. In epoca rinascimentale, ad attestare questa discendenza arcana, Saturno è il toponimo ricorrente per identificare il monte. Rifacendosi al racconto mitologico, alcuni autori tra 400 e 500 sostengono trovarsi celata nelle sue viscere la sepoltura del dio del tempo infinito, Cronos per i greci. Ad accreditare tali origini ha certamente influito la sua particolare struttura e il colore plumbeo, immediatamente ricollegabile agli attributi di quel dio. Le fonti raccontano che Saturno, fuggendo dopo il parricidio, lasciò cadere la falce viratrice nelle acque dello stretto, formando così il porto cavo di Messina. La posizione eccentrica del monte non ha giovato certo alla maggior fama della sua leggenda rispetto ad altre figure mitologiche dello stretto, quali Scilla e Cariddi, Orione e la Fata Morgana. Il monte si trova al centro dell'area interessata all'attività dei ciclopi e del loro dio Vulcano, che forgiava gli strali a Giove, ovvero in quel territorio compreso tra l'Etna e le isole Eolie. Per ricostruire la vicenda storica di Monte Scuderi, di particolare rilievo sono anche le fonti cartografiche che tra 500 e 600 evidenziano questo sito attribuendogli vari toponimi. Oltre che Saturnio, il monte è indicato come Nettunio, in omaggio al dio del mare, da cui la catena peloritana prendeva nome, visto che sia lo Ionio che il Tirreno ne lambiscono le falde. Altro toponimo è quello di Calcidico, dai calcidesi che per primi nell'VIII secolo a.C. colonizzarono questa parte dell'isola. La denominazione Spraverio o Sparviero deriverebbe dal profilo del monte che, se osservato da una certa angolazione, appare simile a tale rapace. L'appellativo Scuderi, o in altri casi Studeri, è verosimilmente da attribuire ai forzieri colmi di scudi d'oro e d'argento che, secondo il popolare e fantastico racconto, sarebbero celati nelle sue viscere. L'amba calcarea di Monte Scuderi, formatasi in età geologica relativamente recente, poggia su un substrato scisto cristallino di origine molto più antica, che costituisce la struttura primaria dei peloritani. La diffusa presenza di filoni metalliferi di allume, ferro, stagno, rame, piombo, argento e oro di questo comprensorio costituì motivo di forte richiamo nelle migrazioni da Oriente a Occidente sin dall'inizio della colonizzazione greca. La conoscenza acquisita in epoca micenea sulle risorse minerarie di questo territorio sollecitò infatti la venuta dei Greci nell'VIII secolo a.C. Per questi antichi navigatori, Monte Scuderi, con il suo imponente e inconfondibile profilo, diventò anche un riferimento obbligato prima di imboccare le perigliose e mitiche acque dello stretto.
Un'altra interessante coincidenza è che i primi coloni provenivano dalla Calcide, regione ben nota per l'abilità dei suoi abitanti nella lavorazione dei metalli. Fra Serafino, nel XVIII secolo, scrive che un nucleo di greci proveniente dalla città di Elide, nella regione di Olimpia, fece il primo approdo presso Capo Sant'Alessio, denominandolo Argennon Acron, lo scoglio bianco d'argento. Successivamente questi coloni si spostarono più a nord, occupando i piani di Mollarino sovrastanti Capo Ali. Disturbati da scorrerie, decisero di allontanarsi dal mare per rifugiarsi sul pianoro di Monte Scuderi, ma a causa delle precarie condizioni climatiche, dopo qualche tempo si insediarono stabilmente nell'area dell'attuale abitato di Ali, che da quei remoti colonizzatori prende il nome. Ancor prima dei Greci, le balze del monte erano state territorio di caccia delle popolazioni indigene, così come attestano i frammenti di ceramica dell'età del bronzo, riferibili al secondo millennio a.C., recentemente ritrovati ad una quota di 1100 metri lungo il versante settentrionale del monte. Di più rilevante interesse si configura invece il periodo bizantino, che costituisce di sicuro la fase storica più importante del monte. Per difendersi dai rischi connessi alle frequenti incursioni barbaresche, i bizantini occupano le aree più impervie, ma facilmente difendibili della dorsale peloritana, fino a giungere sul pianoro sommitale del monte, che diventa il principale presidio strategico del comprensorio. I due accessi al monte, da sud e da nord, vengono chiusi da grosse mura spesse circa 4 metri, realizzate con pietra locale cementata da una resistente malta a base di calce, delimitando così un'area fortificata che esalta le peculiarità morfologiche del territorio e la sua vocazione naturale alla difesa. Seguendo le indicazioni dello storico Michele Amari, è possibile identificare qui la fortezza di Mykos o Vikos, toponimo che significa scoglio, roccia, dirupo, il cui sito era rimasto fino ad ora sconosciuto. Le ricognizioni sul campo hanno evidenziato che la zona più intensamente abitata nel periodo bizantino è quella del versante orientale. Ancora oggi, malgrado non siano state compiute indagini archeologiche sistematiche, è possibile osservare i resti affioranti di numerose strutture, tra le quali il cosiddetto Palazzo del Re, a pianta rettangolare dalle cospicue mura. Sul versante meridionale, presso la porta del monte, si nota la base di una costruzione circolare che per tradizione viene indicata come un mulino a vento, anche se più probabilmente potrebbe riferirsi ad una specola o torre. Interessanti ed enigmatici i cumuli di pietre distribuiti nella porzione sudorientale del pianoro, la cui origine e funzione resta misteriosa.
Qui, come pure presso l'accesso settentrionale, il terreno appare disseminato da una miriade di frammenti fittili prevalentemente riferibili al periodo bizantino. Proprio nei pressi del monte potrebbero localizzarsi le gole peloritane di cui parlano le fonti, descrivendole teatro di battaglie campali tra l'esercito arabo e quello cristiano. Imponente, seppur diruto, il castello di Fiume di Nisi costituisce una sorta di alter ego con la fortezza bizantina di Nikos. Le fonti storiche lo riferiscono ad epoca normanna, ma è verosimile che già in precedenza la cima del Monte Belvedere dovette costituire importante riferimento per le popolazioni del circondario. Così come l'arroccato castello di Taormina, luogo di strenua resistenza bizantina all'invasione araba, anche quello di Fiume di Nisi si configura come una struttura fortificata di carattere elementare che sostanzialmente delimita la parte terminale dell'altura caratterizzata da pareti scoscese. Elemento peculiare è una torre, sorta di piccolo mastio, circondata da una cortina allargata di mura. In quest'area è possibile leggere, come in un palinsesto, le diverse vicende storiche grazie alle testimonianze archeologiche che dal Neolitico e dall'età del bronzo giungono ad epoca classica e più avanti al periodo bizantino. Le zone di maggiore frequentazione risultano essere state quelle di Deni e di Contrada Chiusa, un pianoro quest'ultimo sottostante la cuspide calcarea che sostiene il castello, dove probabilmente è da collocarsi l'impianto di un abitato di età classica, la leggendaria Nisa. Evidenti sono invece le emergenze riferibili al periodo bizantino, diffuse lungo tutta la vallata, fino a giungere al santuario detto della Santissima, che evoca i romitaggi di quel periodo. Attorno alla piccola chiesa esistono ancora oggi diversi ambienti ricavati nelle cavità naturali del costone calcareo, che è possibile identificare quali elementi superstiti dell'impianto originario di epoca bizantina. Da questo sito di grande fascino, lo sguardo vola rapido al versante occidentale di Monte Scuderi, che appare quale maestoso e inviolabile torrione dalle pareti precipiti. Altre significative testimonianze, sempre di epoca bizantina, sono i santuarietti rilevabili, oltre che nella valle di Fiume di Nisi, in quelle di Alì, di Itala, come pure a Monte di Scaletta, e nel territorio di Pezzolo e di Altolia. Destinate originariamente al culto, queste elementari unità architettoniche hanno subito nel tempo vari riattamenti, mantenendo tuttavia sostanzialmente inalterate le linee strutturali.
A Valle del Monte, maggiore rilievo architettonico e storico propone la chiesa dei Santi Pietro e Paolo, che pare sia stata edificata dal Gran Conte Ruggero per celebrare la vittoria qui ottenuta sugli Arabi nell'XI secolo. L'allineamento assiale della chiesa con il monte, ambedue emergenze dominanti, lascia supporre un più preciso collegamento tra i due siti, peraltro attestato da numerosi ritrovamenti archeologici di età bizantina nella stessa area. In tale contesto storico va letta anche la presenza a raggiera di tutta una serie di centri abitati a Valle del Monte, specie lungo il versante ionico dei Peloritani. Tra questi centri, il più cospicuo è l'abitato di Fiume di Nisi. A ridosso dell'omonimo corso d'acqua, sul versante meridionale, quasi al centro dell'asse vallivo, Fiume di Nisi lega la sua millenaria storia allo sfruttamento dei filoni metalliferi. Già nell'antichità, al fiume Niso si legano numerose leggende, tra le quali quella di Faone da Lesbo, che, beneficiato da Venere e perciò amatissimo dalle donne, venne a rifugiarsi in questa valle per sfuggire alle profferte amorose di Saffo. Molti secoli dopo, nel 1197, qui si vuole abbia trovato prematura morte Enrico VI, padre di Federico II di Svevia. Il sovrano pare sia morto durante una battuta di caccia, non si sa bene se per la puntura di un pruno velenoso o per aver avidamente bevuto le gelide acque del fiume o, più probabilmente, perché vittima di una congiura di corte. Le cospicue rendite di questo territorio infeudato, tra le altre alla famiglia Colonna Romano, consentirono l'edificazione di due imponenti chiese dalla struttura architettonica particolare, soprattutto nella chiesa dedicata alla Santissima Annunziata, le cui pareti terminano con una merlatura decorata da originali mascheroni scolpiti in pietra locale, dall'evidente quanto profano significato apotropaico. Malgrado taluni interventi impropri, questo territorio conserva ancora oggi un fascino arcano. Qui si osservano peculiarità ambientali e naturalistiche, come pure significative tracce della cultura pastorale e contadina. Proseguendo verso nord, sul crinale che separa le valli di Fiume di Nisi e Alì, in posizione dominante, si trova il breve pianoro detto del Castello, a ricordo probabilmente di una non più rilevabile fortificazione. L'insediamento di Alì, fondato dagli abitanti di Monte Scuderi, si sviluppa a mezza costa lungo il versante settentrionale della valle. L'unico spazio pianeggiante è quello su cui è stata edificata nel XVI secolo la chiesa intitolata alla patrona Sant'Agata. L'imponente edificio, a tre navate e a pianta latina, conserva interessanti opere d'arte che attestano le ricche committenze succedutesi nel tempo. La facciata, dalle linee essenziali, è in pietra locale, un calcare grigio cristallino venato che ritroviamo nel convento dei Cappuccini, anch'esso costruito nel XVI secolo. Anche
Anche il territorio di Ali è stato a lungo interessato allo sfruttamento dei filoni metalliferi, che ha avuto le ultime fasi estrattive ancora nel secondo dopoguerra, quando attive rimanevano le miniere di ossido di ferro di Contrada Tripi. Più a nord segue la valle di Itala. Oltre la chiesa normanna, in Contrada Croce, intitolata ai santi Pietro e Paolo, in questo territorio rimangono altre significative tracce di frequentazione riferite anche ad epoche remote, tra cui i resti di un impianto che compare per la prima volta in età romana, per indicare proprio queste contrade, rinomate per il vino che vi si produceva. L'attuale impianto urbanistico di Itala è quello di un abitato di origine medievale, collocato sui due versanti della valle e distribuito in diversi quartieri. Ultima filiazione di Monte Scuderi, che si protende sul mare Ionio, quasi come bastione difensivo, è la cresta frastagliata sulla quale si erge il castello di Scaletta. L'impianto castellano, che svetta sull'antico borgo medievale, è in realtà un dongione, cioè una struttura fortificata usata più per la residenza che per la difesa. Le fonti attribuiscono la sua costruzione al grande Federico II di Svevia. Suggestiva ipotesi è quella secondo cui il re svevo da questo castello partisse per delle battute di caccia con il falcone proprio su quel monte, chiamato forse per questo Sparviero. Gli ultimi signori di Scaletta furono i Ruffo, famiglia resasi famosa fra l'altro per la propensione alle arti. Una singolare termale con pavimenti a mosaico di epoca romana, andato distrutto di recente. Secondo alcuni autori, l'attività lavorativa stagionale legata al monte, che merita di essere menzionata, è stata la conservazione ed estrazione della neve, documentata già in epoca medievale. In un elenco delle gabelle del comune di Messina, ancora nell'Ottocento, veniva fatto riferimento esplicito alla neve proveniente da Monte Scuderi, il cui prezzo era superiore a quella dell'Etna e dell'Aspromonte. I Nivaroli, così venivano identificati questi lavoratori, scavavano apposite fosse quadrate o circolari sulle cime dei monti, dove, durante la stagione invernale, veniva raccolta e compattata la neve. Una volta riempita di neve, la fossa veniva suggellata con uno strato di felci e terra. Nella stagione estiva le fosse venivano aperte e la neve, divenuta nel frattempo ghiaccio per l'azione di compressione, trasferita nei centri abitati della marina, si utilizzava per preparare sorbetti o per altri usi alimentari e medici. A Monte Scuderi, luogo emblematico della memoria, dove storia e mito, realtà e leggenda si intrecciano, si riferisce anche la famosa trovatura, tra le più antiche dell'isola, che da tempo immemorabile si tramanda tra le popolazioni peloritane.
Le prove da superare per venire in possesso della leggendaria fortuna nella tradizione popolare presentano delle varianti, ma essenzialmente risultano insuperabili, come quella che impone di portare ancora vivi sulla cima del monte dei pesci presi nel mare di Ali, per di più avvolti in un fazzoletto di lino tessuto in quella stessa notte. Raccapricciante la versione secondo cui, tra le prove da superare, vi è il sacrificio di un neonato, che per di più dovrà essere divorato dagli stessi carnefici. Questo orrendo tributo di morte è immediatamente ricollegabile al mito di Cronos o Saturno, che secondo il racconto mitologico era solito divorare i propri figli per paura di essere detronizzato. Il premio finale a così tante fatiche è però consistente. Il temerario che supererà indenne tutte le terribili prove potrà immergere le mani nei cospicui forzieri ricolmi di monete d'oro, perle e preziosi gioielli. Una tale immensa e favolosa ricchezza rivela in maniera abbastanza evidente l'origine della leggenda, che altro non è che la trasposizione nell'immaginario popolare di un fatto realmente accaduto nel corso dei secoli, cioè il ricorrente sfruttamento dei filoni metalliferi di queste vallate. La natura e il progressivo stratificarsi delle presenze umane hanno fatto sì che il comprensorio di Monte Scuderi, di recente dichiarato dalla regione siciliana riserva naturale, sia oggi una sorta di luogo magico dove aleggia l'arcano e la fascinazione, non solo per la mitica trovatura, ma anche e soprattutto per la bellezza struggente di una natura regina e per il mistero di un patrimonio archeologico cospicuo quanto inesplorato.